Ragazzoli, ve lo dico seriamente, paura di entrare su Brawl Stars. Lo sto facendo con voi per la prima volta dopo il reset. Oh my god, cosa succederà? No. 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 Non toglietemele tutte! 779 stelline che equivalgono a 779 coppe perse. Mi avete distrutto la vita. Tantissima roba bellissima. Tante stelline che non ci faccio niente perché ancora non acquisto. Ma tutti i miei brawler al 600 diventati 550. 559 Leon. Torniamo indietro. 14.000 punti. Ero 2 giorni fa a 12.250. Ora sono ad 11.771. Dov'è il mio record? Oh my god! Sono sceso addirittura sotto la mega cassa! Ho buggato il sistema! Cioè, ho la mega cassa e non ho le coppe necessarie per ottenerla! Pazzesco! Non ci voglio credere! Bisognerà rifarmare tutto. Però la cosa positiva è che adesso, ragazzi, possiamo focalizzarci su tutti quanti i brawler. Nel senso che li ho tutti quanti al 20, dobbiamo solamente scalare per fare punti stellari. Troverò quelli nuovi probabilmente mai. No, ragazzoli, vi prego, un like di solidarietà. Vi prego, boys, lasciate un pollicione all'insù se anche voi vi siete ritrovati nella mia stessa situazione. E poi non oso immaginare quelli che magari hanno chiuso la stagione a 20.000. Quindi hanno perso un bordello di coppe più di me. Tantissima solidarietà, un bel pollicione all'insù, iscrivetevi e attivate la campanella. Perché quest'oggi cercheremo di riprenderne alcune, almeno di tornare sulle 800. Nel negozio c'è qualcosa da prendere, attenzione, nuovo leggendario! Nella cassetta gratis lo proveremo a trovare a fine episodio. Tac, nuovo evento, arraffagemme, ma quasi quasi ragazzi io continuo nella pianura volante, assolutamente sì. E comincerei proprio dall'ultimo brawler che ieri sera abbiamo portato a 550 coppe, ovvero Nita Shiba, che era un bel po' che non toccavo. 3, 2, 1. Vamos di Nita Shiba, ci facciamo un bel gameplay tattico. Ma ragazzoli, tutte quelle coppe, ero 12.500. Vi prometto che se questo episodio supera, ragazzi, 13.000 like, per questa stagione punteremo a superare le 13.000 coppe senza 5 brawler. Perché oramai lo sapete, non aprirò, ragazzi, le casse. Sto cercando di fare il record di casse finché non annunceranno l'aggiornamento. Voglio essere sicuro che non esca neanche un brawler. GG per la kill su Bo. E Edo non è male, ragazzi. Sinceramente, non è affatto male il signor Edo. 5 power up. Siamo messi molto molto bene. Edo, vieni con me fratellone, che io c'ho Nita e non ho paura di utilizzarla. Soprattutto non ho paura di sfoderare il mio fantastico orsacchiotto, che non è un fabbro, non è in versione fabbro con la ulti, con la star power, scusate. Ma dobbiamo comunque accontentarci. Ok, Shelly se n'è andata, Corvo pure, tanti saluti. Attenzione al bombone! Morto Edo, questo non ci voleva. E io ovviamente mi vado a schiacciare, una situazione abbastanza cringe. E non vorrei subire danni gratis. Bombone gain. Poi ci provo a farmi del danno. Ho messo l'orsacchio. Orsacchio cosa? Che cane. Mi va a dare una grandissima mano. Se riusciamo a tirare giù quel colt, probabilmente ci sigliamo la seconda posizione. Io sono a 11, non sono mai morto. C'è un pocetto nella parte alta. E fatemi anche sapere, magari vi metterò un sondaggio qua a destra, quale sarà il brawler che questa stagione dovrò portare minimo a 700 coppe. Nella precedente, no, raga, non ho preso. Oh my god! Oh mio Dio, no! Maledetta Piper! Mi bastava un colpo, non avevo più stamina. Edo GG, purtroppo sul finale abbiamo preso gli schiaffi. Cominciamo con 1-0 coppe. Bellissima stagione, ragazzi, perfetto come inizio. Questo Leon maxato, very, very interessante. Mi gusta un bel po', con questo ci vinciamo al 100%. Però vi stavo dicendo, quale secondo voi è il brawler che dovrò fare al grado 700? Mi è riuscito solamente una volta con Shelly, nella mappa perfetta per Shelly. Vedremo, sono abbastanza indeciso. Potrei fare anche il Leonino che mi piace veramente tanto. Potrei fare Piper che mi piace veramente tanto. Vorrei tantissimo la star power di Piper. Oh my god, quel colt che va giù a morire. Però Leon, stai attento perché c'è una Bibi che tira delle pezze pazzesche. Scusate il gioco di parole. E quel Mortis muore. Altro gioco di parole che condivido e che vorrei fosse reale. No, non ci sono riuscito, ragazzi, calmi. 3 squadre, stessa situation di prima. Mortis Piper e BB and Colt. But Colt is dead.
Non c'è, ragazzi. Gold è morto. Un attimo offline. AFK, eccolo, è tornato. Bibi viene colpito e fatta fuori. Jump all'ultimo secondo. Questa volta voglio la win. Mortis, vieni qua, dai, che ho da dirti una cosa sull'orecchio. Vieni qua. Lo so che è maleducazione, che non si fa, non si parla, ragazzi, all'orecchio, ma lo voglio fare in questa circostanza. Paperina, venga qui. Paperina, vuole jumpare? È pronta al jump. Nega, mi ha ammazzato Paperina, non ci credo. Ma che ha ammazzato Paperina! Ci pensa la scipa più grande del mondo! GG per il mio leone! L'ho detto che la vincevamo, l'ho detto, ragazzi. Grax, non sbaglio un predict. Più 9 e ora focalizzati, perché ci riprendiamo le 11.800 con un solo episodio. Nessuno potrà toglierci il record questa season. Leone, non lasciare, please. Vi ho tagliato una partita, ragazzi, ho fatto un più 7 molto molto clean, e così forse riesco ad arrivare ad 800 con altre due seconde posizioni. Penso di sì. Vamos! Dai, Enida! Sfoda l'arcane, tira fuori l'arcane, fagli sentire il chihuahua. Eccoci qua, Piper, non è male per questa mappa, non è male. Però serve una Piper di tutto rispetto. Cioè, questa deve predictare assolutamente. Oh yeah, doppio power up, GG per il terzo. The Mortal, me gusta. Tac, colpettino. Non colpisce. Però secondo me, se me la gioco bene, con Piper esterna potrei anche provare a razziare qualcosina. Assolutamente sì. Basta un colpo su quella su quella Jessie. Come su quella Piper? Su quella Jessie. Un solo colpetto. No, la torretta no però, la torretta no. Grax, accontentati. Bravo Grax, non buttare i 6 power up. Mi stanno veramente alle calcagna. No, please don't kill me. Morto, mortissimo, raga. Morterrimo, GG. What a inizio. Devo andare giù anche quel Frank, che è costretto a colpire il mio cane. Ma Nida, ragazzi, non la sottovalutate, perché è devastante. Cioè, Nida è veramente stra OP, ragazzuoli. Se è giocata bene, fa le buche, Nida. 8 power up, Mortal. Basta un colpetto per tirare giù quella Pam. Purtroppo non la predicta. Voglio andare su Pam. Tira la torretta. Olè, tanti saluti e via. Altro più 7. Super rapido. Minimo più 7, perché potrebbe essere anche una win con 20 power up. Ma sapete che vi dico? Io metto il segugio che va a stanare i brawler. Vada, signor detective cane. Sì, stani tutti quanti. Sì, proprio lei, signor detective cane. E Grax conclude con un super colpo. Più 9 portato a casa. Molto bene. Ho riprovato, ragazzi, con The Mortal, ma mi ha fatto perdere. Quindi ora mi mancano solamente 9 coppe. Solamente. So tante 9 coppe. Ma se facciamo una win, in teoria ne usciamo puliti. Ma quando mai? Cioè, come potrebbe mai verificarsi una cosa del genere? Occhio, quello è il primo, ci pia le pizze in faccia. Io sto anche per caricare la ulti. Se riesco a buttarci il cane, sarebbe top. Datemi il cane, se. Fatemi caricare il cane, super drago. Vai, Dragon Ball, ti prego, colpiscilo. Ma c'è il primo che ha già preso il doppio power up. Jesse, che può colpirci dalla distanza. Un leone che jumpa dall'alto. E possiamo fare i vermetti della situazione, ovvero colpire i rimasugli. Non sarebbe male come idea. Non sarebbe male per niente come idea. Ne usciamo no puliti di più. Vado a morire sicuro. Oh my god, 3.50. Non so come abbia fatto Super Drago a killarli tutti. Quel corvo, ragazzi, sta morendo di brutto. E te pareva Leon. Te pareva Leon. Non ci voglio credere. Di tutti i brawler, Leon mi ha devastato l'esistenza. Però Super Drago sta giocando molto bene. Sta giocando veramente molto bene. Potrebbe essere una win. Una partita totalmente casuale. Attenzione a Colt, che è quello che fa più danni, quello che potrebbe dare più fastidio in assoluto. Ma io, avendo, ragazzi, l'immunità, killo al volo Jesse. E ora don't touch my Super Drago. Ragazzuoli, scontro finale. Potrebbe essere davvero una win con un brawler che poi è anche molto sconsigliato in una mappa del genere. Cioè, un lanciatore in una mappa così aperta non ha alcun senso. Ora cerchiamo di non fargli caricare le ulti. Cerchiamo di mettere Erkane in maniera strategica, tipo laterale. Ok, loro sono costretti a colpire il cane, sprecare le stamine per il cane. Super Drago cerca di colpire e killare il Leon. Mamma mia, ragazzi, questo da una mic letteralmente incredibile. Super Drago 1v1. Bravissimo! Che partita ha fatto! Illegale! Illegale, grazie a questo più 9, ragazzuoli, ne esco pulito e ne esco veramente super amareggiato, ma distrutto mentalmente, perché rinizio la stagione con 700, più di 700
coppe in meno. Ragazzoli, se mi volete streaming questa sera, mi raccomando, un bel pollice in supporto, spaccate tutto, lasciate il like. Vi ricordo, se volete potete fare l'abbonamento con il primo link in descrizione per usufruire della Grax Family in maniera completa, server Discord, emoticon, eccetera. Mi stavo dimenticando, ma adesso troviamo un nuovo brawler. Me lo stavo dimenticando. Cioè, Brawl Stars si dà la possibilità di acquistare un mitico oppure prendere una cassetta gratis e trovare un mitico. Io troverò un mitico in questa cassetta qui. Ragazzuoli, non troverò mai un mitico, neanche un leggendario. Vi mando un bacio, neanche le gemme, neanche i biglietti. Devastato totalmente. Un bacio a Grax. Ciao ragazzuoli, grazie del supporto e grazie per la solidarietà. Vi lascio con questo messaggio qui. Only questo. 779.